Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Edoardo Donna Maria confessa le sue remore sul rapporto, Antonella ha corso un grosso rischio, destino incerto per la coppia. Ogni edizione del GF VIP vanta immancabilmente la nascita di coppie sotto alle telecamere del programma. Anche il settimo appuntamento con i chiacchieratissimi vipponi può contare sulle dinamiche romantiche, e l'ormai famosa ship tra Edoardo Donna Maria e Antonella Fiordelisi appassiona da settimane gli spettatori. Nonostante i due concorrenti sembrino aver trovato un equilibrio, il volto di Forum, nelle ultime ore ha chiarito la sua posizione. L'intervento nel programma del padre di Antonella Fiordelisi sembrava aver definitivamente sciolto il cuore della spadaccina, ma Edoardo non abbassa la guardia. Adesso è giunto il suo turno per dettare le regole nel rapporto. Edoardo Donna Maria bacchetta la compagna, l'aereo rimbanga il controverso flirt. Nelle ultime ore i fan di Antonella Fiordelisi hanno inviato alla loro beniamina ben due aerei, recanti striscioni dai messaggi contrapposti. In uno, si inneggiava al suo flirt con Antonino Spinalbese, mentre il secondo operava un tifo sfegatato per i cancelletto Donnalisi. Edoardo Donna Maria ha quindi approfittato di un momento di intimità con l'influencer per fare un breve riepilogo del loro rapporto. Antonella Fiordelisi ha cercato di colmare le proprie insicurezze. Quando io sono entrata nel programma, ti sono piaciuta da subito, o no? Edoardo Donna Maria ha quindi replicato, ma tu mi piacevi da prima. Non da subito, la spadaccina ha allora ammesso a sua volta, quando tu sei entrato, io già ti avevo adocchiato. Virgolette punto. Antonella poi ha fatto riferimento all'aereo dedicato a lei e ad Antonino, che recitava testualmente, vivetevi. Nel tentativo di rassicurare il compagno, ha inoltre sdrammatizzato il presunto flirt alla stregua di un gioco televisivo, ma Edoardo ha opposto le sue riserve. Non è che c'è un problema, che c'entri tu. È che se sto da solo, la prima cosa a cui mi viene da pensare sei te, se hai fatto qualcosa. Edoardo ha poi concluso, perché quando tu dici che giochi, che in amore vince chi gioca. Sai cos'hai rischiato con quei giochi? Sai quante volte ho pensato, no, io non ce la posso fare con una così? Tante. Io non ho pensato, oh, che bello, mi sta facendo impazzire. Non sono fatto così, io vicino voglio una persona di cui mi posso fidare. Il recente cambio di rotta di Antonella Fiordelisi sembra aver consolidato il rapporto, ma Edoardo cova ancora qualche incertezza nei suoi confronti. Che succederà alla giovane coppia del reality? Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.